dottoressa Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo. Grazie per essere qui con noi oggi. Dottoressa, quali possono essere le prospettive future per il nostro territorio, per la regione Sardegna, in tema di appunto parchi archeologici? Beh, l'archeologia è importantissima per la Sardegna, perché proprio il territorio sardo è costellato da una stratificazione di fasi archeologiche che un po' rappresentano la storia del territorio, quindi dalla civiltà nuragica, quella fenicio-punica, quella romana, per non parlare poi successivamente al Medioevo e a seguire. Quindi credo che l'archeologia rappresenti un pilastro che possa partire dalla conoscenza, dalla ricerca, la conoscenza, ed ecco che qui ci ricolleghiamo alla scuola di specializzazione, quindi alla formazione dei giovani, delle nuove generazioni, e che potranno poi inserirsi a pieno titolo nel processo di conservazione e cura del patrimonio fino ad arrivare alla valorizzazione. Io credo che l'archeologia, il patrimonio archeologico, debba essere anche in qualche modo un fattore non solo identitario, ma di riconoscimento di valori comuni di una regione come quella della Sardegna, e è chiaramente necessario in qualche modo che rappresenti l'archeologia, il patrimonio archeologico, un valore per la società, seguendo quelli che sono i concetti della Convenzione di Faro, cioè che è una convenzione quadro del Consiglio d'Europa che è del 2005, ma che l'Italia ha ratificato nel 2020. Ed ecco qui che proprio il patrimonio archeologico e l'archeologia, il patrimonio in generale culturale, oggi davvero rappresenta un elemento importante per le comunità, per la società. E qui è importante anche e significativa la comunicazione del patrimonio. Grazie. Siamo con la professoressa Caterina Giannattasio, direttrice della scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio. Siamo qui per l'inaugurazione del secondo anno accademico. Professoressa, ci può raccontare come è andato il primo anno di questa scuola e quali sono appunto anche le prospettive future? Il primo anno è andato molto bene, è stato un anno di grande attività con nuove convenzioni, collaborazioni, dialogo col territorio che cresce in maniera costante, con accordi nuovi anche con docenti di università di alcune sedi europee, e quindi devo dire che siamo particolarmente soddisfatti. Gli studenti, gli specializzandi e le specializzande sono appassionati. Oggi proprio inizieremo le lezioni del secondo anno e avremo quindi anche la nuova classe che si è venuta a formare, e quindi abbiamo molto da fare, perché il patrimonio sardo, come ben sappiamo, è particolarmente ricco, variegato, diffuso su tutta la regione, e c'era bisogno di questa scuola, perché la cura del patrimonio culturale è qualcosa di molto delicato, e ci mancava una sede qui. Siamo, ricordo, la decima sede in Italia, e questa idea è nata proprio dal fatto che ci si è resi conto che anche andare fuori fosse troppo complicato e oneroso da vari punti di vista per i nostri architetti, ingegneri, archeologi e storici dell'arte. Sono queste le figure che possono entrare alla scuola, e dunque ecco, è stata una sfida, sta andando bene e siamo molto contenti. Grazie professoressa.